4 migliori al giorno, prima bellissima, numero a cui arrivo abbastanza in ritardo, poiché è già del 7 marzo 2023, il risveglissimo sulla primavera. La copertina, come al solito, di Andrea Frazzero ci introduce una alla bella bella primavera. La storia iniziale del numero si prospetta Paperino e Maestro Floreale, storia che noi musicisti sta parecchio a cuore. Io non l'ho mai letta. E quindi direi che mi sono divertito abbastanza. Il sassofono, il vibrafono, xilofono, tastiere, primavera di Vivaldi, se siete musicisti, fate, la stessa. Insomma, una storia molto bella e divertente qui perché noi, i Maurizio Amendo, i segni di Maurizio Amendo sempre inconfondibili. Poi Giacobone scimmie a bollicole, non mi ricordo più com'era questa storia, vai. Era. No, vedete perché non mi ricordo più. Ah, a pagina 29, andiamo a dare un'occhiata. Ah sì, l'ho capito, questo qui. Molto divertente anche questo. Sgrizzera plus rosa magna. Bella anche questa. Topolino 2222, numero molto particolare, probabilmente sarà stato questo. Il paperone a febbre del petalo nero, altra buffonata anche questa, anche se non è che me la ricordo molto bene, andiamo a dare un'occhiata a caso magari che li sveglia, chi l'ha presente, che storia tanto assurda. Anche questa è un 9. Il paperone dei campi galleggianti, questa bella lunga e bella poderosa, 9 anche questa. Nonna papera e il valido aiuto, sempre di Monsavenda. E con Aveglia compare sul numero. Insomma, anche questo numero da 9 sicuramente non sarà come il numero di Troppo Scherzo, però ci sta parecchio. Quindi, per questo video è tutto. Io vi lascio, come al solito, ai shorts della settimana. Noi ci rivediamo qui la prossima settimana con il nuovo Topolino. E niente, questo è tutto. Buona giornata.